Nuovo appuntamento con i libri, i nostri consigli di lettura. Anche questa settimana incontriamo uno scrittore, un autore. Lui è un maestro, insegna religione da 20 anni in una scuola primaria a Roma e appassionato di musica. Lo ritroviamo dopo il libro Anche i pidocchi vanno in paradiso, tradotto in francese e portoghese. Il maestro Andrea Gironde in collegamento Skype con noi. Ciao Andrea, ben trovato. Grazie, buonasera a tutti. Allora, torni a cimentarti con queste grandi domande, grandi e piccole domande rivolte appunto ai tuoi studenti, ai tuoi allievi. Questa volta ti sei ispirato ad un testo di Madre Teresa di Calcutta, insomma, una santa importante. Il libro, vorrei ricordarlo, si intitola Chiedetelo ai vostri bambini, grande domande ai piccoli, edito da Ancora. Allora, partiamo da questa ispirazione, quindi questo testo di Madre Teresa di Calcutta. È un testo che è stato attribuito a Madre Teresa di Calcutta. Sono una serie di 24 domande che normalmente io, ogni qualvolta devo presentare la figura di questa straordinaria santa, queste domande io le pongo ai miei alunni, senza però dare le risposte di Madre Teresa, perché volevo sentire. Soprattutto che cosa avevano da dire loro in merito. E quindi questo giochino di fare le domande, alla fine diciamo ho percepito che c'era qualcosa di straordinario, di bello che poteva uscire dal mondo dei bambini e ne è nata una raccolta del loro punto di vista. Sono domande impegnative a cui neanche gli adulti forse sanno rispondere. Io stesso ancora non ho trovato le risposte a domande come la felicità più grande, il mistero più grande, la felicità, insomma. Sono domande che ovviamente poste a un gruppo di bambini ne esce un tipo di visione, poste a un gruppo di cinquantenni o di ottantenni ovviamente potrebbero avere risultati diversi, però la freschezza, l'innocenza, la sincerità dei bambini e condita un po' dal loro incanto, dal loro modo di vedere la vita, ne ha fatto, mi ha lasciato molto e soprattutto in alcuni momenti sono sorprendenti. Non che io non lo sapessi perché vivo quotidianamente con i piccoli. Ma devo dire che in alcune circostanze hanno superato anche le mie migliori aspettative. Ecco, il libro è strutturato in questo modo. Ci sono appunto queste domande, 24 per l'esattezza. Si parte la prima domanda da qual è il giorno più bello e poi per concludere l'ultima domanda, la cosa più bella del mondo. È strutturato in questo modo, appunto, c'è la domanda, ci sono le risposte dei più piccoli e poi c'è una riflessione che appunto hai scritto tu stesso. Partirei dal titolo, Andrea, Chiedetelo ai vostri bambini, che però non è solo il titolo del libro, ma anche qualcos'altro. Sì, è un modo di vivere, è un modo di insegnare, perché è uno slogan che nasce così, un po' dal libro, ma in realtà poi riassume il mio modo di vivere e appunto anche di insegnare. Chiedetelo ai vostri bambini, ognuno può porre queste domande ai propri bambini, nipoti, alunni, figli, vicini, no? Tutti possono chiedere ai bambini, ma soprattutto mi dava la sensazione di poter con il libro di dare la possibilità ai bambini di avere una voce e ascoltarli. Un po' è stato così anche come dicevi prima nel precedente libro, dove i bambini ponevano delle domande. Qui invece i bambini danno delle risposte. I contenuti non sono i miei, i contenuti sono dei bambini, io li ho soltanto raccolti e organizzati per poi ovviamente farne una riflessione, perché ne è nata poi una riflessione anche da colloquio, diciamo, più adulto.
chiedetelo ai vostri bambini, deve essere un invito costante ad ascoltarli, perché molto spesso sono dimenticati, molto spesso pensiamo che i bambini non hanno argomenti da poter offrire agli adulti, e invece loro nella loro spontaneità, con la sincerità che li contraddistingue, hanno molto da dire, e nel libro appunto ci sono veramente tanti spunti dove l'adulto è chiamato a riflettere e a tornare poi su alcuni valori importanti che i bambini ce li ricordano, e sono veramente dei piccoli maestri. Io stesso mi definisco un po' l'ultimo dei miei alunni, cioè io entro in classe, faccio le domande, poi ogni tanto mi rendo conto che sono uno spettatore non pagante davanti a un teatro meraviglioso, perché ogni giorno escono dalle cose più divertenti alle cose più profonde. E io, ecco, volevo prendere il lettore, portarlo all'interno della mia lezione di religione e fargli vivere proprio questa dinamicità, no, di idee, di pensieri, di emozioni che vivono ogni giorno. Che vivo io stesso in prima persona ogni giorno in classe. Ecco, ti sei definito uno spettatore non pagante, hai definito appunto la tua classe quasi un teatro in cui avvengono delle cose meravigliose. Hai definito questo libro un meraviglioso viaggio. Che cosa ti ha dato questo viaggio? Che cosa hai visto durante questo viaggio? Quali sensazioni hai assaporato? Ecco, perché quando si fa un viaggio poi ci si porta sempre qualcosa a casa, è inevitabile. Sì, si parte e si ritorna sempre cambiati, arricchiti da nuove esperienze. Ecco, questo viaggio io lo compio ogni giorno, quando entro la mattina pensando di dover fare dire delle cose, ma un po' io non ho il timone della barca, nel senso che poi i bambini ogni tanto mi portano verso altre strade. Quindi è un viaggio pieno di sorprese, un viaggio pieno di incontri, soprattutto la scuola è un meraviglioso mondo di incontri. Io l'ho definita una storia d'amore, perché con i bambini, con loro c'è sempre questo grande affetto reciproco che viene alimentato proprio da loro. È un viaggio, veramente un viaggio bellissimo, e mi ha lasciato spesso arricchito. Si pensa sempre che l'insegnante sta lì seduto alla cattedra, fa le domande e loro rispondono. E invece certe volte è bello sentire le risposte, è bello che loro ci diano le risposte e noi adulti sappiamo coglierle. E ascoltare tanto, perché i bambini hanno bisogno di una voce, di essere ascoltati, e qualche volta anche di un confronto che molto spesso arricchisce me, e prima probabilmente ancora più di loro. Io certe volte esco da scuola quasi stordito dalle cose belle che ascolto, che mi vengono riportate, anche delle cose che possono sembrare banali, divertenti, però ci sono tantissimi episodi, e molto spesso io, come dice San Francesco, è donando che si riceve, e io ricevo molto più di quello che in realtà riesco a donare. Posso organizzare la lezione, posso prepararmi nei contenuti, però poi il viaggio non si sa dove va a finire. È proprio Ecco, così. è proprio così, è vero Andrea. La domanda numero 18 è questa: la sensazione più piacevole. Qual è la sensazione più piacevole? Ad esempio, c'è Sofia che dice quando pensi di non aver fatto uno sbaglio. E poi ancora c'è Cecilia che dice per me tornare a scuola e rivedere gli amici quando appunto dopo le vacanze si ritorna a scuola e si ritornano e si rivedono gli amici. Però ad esempio c'è anche una risposta un po' più pratica. Nicolò che dice per me il parmigiano sulla pasta, la sensazione piacevole. Quindi
questo anche per far intendere che ci sono delle risposte appunto interessanti, concrete, insomma, magari profonde, ma anche un po' più pratiche, ecco, quotidiane. Assolutamente. Qual è la risposta che più ti ha spiazzato, Andrea? Guarda, nel libro ci sono due categorie di risposte, quelle pratiche divertenti, e ce ne sono moltissime, e quelle diciamo un po' più serie. Per esempio, un bimbo che sente dall'altra parte della stanza che i genitori si stanno abbracciando. Lui mi dice: io ho sentito il sentimento in quel momento, anche a distanza. Ecco, io direi che nel libro sono raccolte veramente tutte queste perle che i bambini hanno saputo donarmi, e le ho riportate nel libro offrendole al lettore nella speranza di offrirgli una lettura piacevole, a tratti divertente, ma anche profonda. Credo che questo era un po' l'intento. E credo che tu ci sia riuscito alla perfezione, grazie appunto anche ai protagonisti di questo libro che sono loro, restano i più piccoli, restano i bambini. Allora, non vi resta che leggere questo libro firmato da Andrea Gironda, Ancora Edizioni, chiedetelo ai vostri bambini, grandi domande ai piccoli. Davvero un grazie di cuore Andrea per la tua disponibilità e speriamo di ritrovarti magari con un nuovo libro, con qualcosa appunto di simpatico, bello e profondo come gli ultimi due libri che hai scritto. Grazie ancora e alla prossima occasione. Grazie a voi, grazie, un saluto a tutti i telespettatori, grazie.